Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi vado a realizzare qualcosa di veramente incredibile. Questo è un oggetto davvero molto molto particolare perché è una escape box di Escape Velt. Questa ditta la conoscete già perché vi ho mostrato i suoi puzzle in altri video. È una ditta tedesca con sede a Lipsia, dove ha anche dell'escape room. Questa ditta ha cominciato poi nel 2020 a produrre anche delle escape box, quindi delle escape room a domicilio per poter lavorare anche durante la pandemia. Queste puzzle box non sono altro che delle box di legno realizzate completamente in legno di betulla e non sono altro appunto che delle box da risolvere per riuscire ad aprirle. Ci sono degli enigmi, dei rompicapi, insomma, da dover risolvere per riuscire ad aprire la scatola. Io le ho provate più volte, sia in famiglia che con gli amici, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo passato diverse ore, insomma, in compagnia facendo qualcosa di interessante e divertente. Le box sono bellissime, ne ho già provate alcune e la qualità è davvero molto buona e in più sono completamente ecosostenibili. La box di oggi è diversa da quelle che ho fatto fino ad adesso perché prima di poterla risolvere la devo prima costruire, quindi oggi andrò a costruire con le mie mani un escape box, una puzzle box, e wow, non ci posso credere che potrò avere la possibilità di costruirne una. Costruirla ovviamente sarà semplice e alla portata di tutti perché all'interno della scatola che adesso vi mostro ci sono tutte le istruzioni passo a passo, tutti i pezzettini ovviamente da staccare e poi da assemblare. Quindi io direi di iniziare subito e vedere insomma cosa riesco a combinare. Dunque la box è questa. Apriamo, all'interno come sempre troviamo il passaporto dei giocatori, ci sono 6 pannelli di legno con tutte le varie parti già pretagliate e disegnate, il libretto delle istruzioni per assemblarli passo dopo passo ed infine questo sacchettino con all'interno cera di candela e della carta vetrata. Comincio andando a rimuovere il mio strumento per facilitare il lavoro, quindi facendo riferimento al numero della tavola e al numero del pezzo che trovate sempre disegnato sulla tavoletta, dalla tavoletta numero 1 vado a prendere il primo pezzo, il pezzo numero 1, quindi tavoletta numero 1, pezzo numero 1. Le istruzioni sono principalmente in 4 lingue: tedesco, spagnolo, francese e giapponese. Ci sono comunque i QR code che ti portano anche al libretto di istruzioni in altre lingue e soprattutto diciamo che non è necessario perché ci sono semplicemente immagini e di conseguenza non bisogna tradurre niente. Le istruzioni erano appunto molto molto facili da seguire, da interpretare, da capire, cioè era davvero tutto molto molto semplice, quindi non ho trovato nessuna difficoltà a seguire le istruzioni o capire cosa c'era scritto. Non è stato necessario chiedere aiuto o cercare altre informazioni perché sul libretto è spiegato davvero molto molto bene. Se questi puzzle vi piacciono e volete acquistare qualcosa, giù nell'info box vi lascio il loro link. Escape Velt vende sia sul loro sito che su Amazon, quindi vi lascio giù entrambi i link. In più vi lascio anche il mio codice sconto, così potete utilizzarlo insomma quando volete per risparmiare un pochino.
Le istruzioni sono fatte davvero benissimo, non ho avuto nessuna difficoltà a costruirla ed è davvero alla portata di tutti. Quello che devo fare adesso è vedere se effettivamente l'ho montata bene, quindi dovrò provare a risolverla per riuscire, insomma, avere la conferma di essere riuscita a montare tutto perfettamente. Ed eccola qua finalmente la mia box completata. Ovviamente, come immaginavo, anche questa qui è davvero molto molto bella, molto particolare, e pensare che l'ho costruita io ancora non ci credo, perché comunque è qualcosa di diverso dal solito che non avevo mai fatto. All'interno della scatola sono rimasti anche alcuni pezzetti in più in caso di rottura o di perdita, quindi molto molto comode questi pezzetti in aggiunta. E niente, con questo è tutto. Io vorrei mostrarvi la scatola più da vicino, quindi se volete vederla nei dettagli come ho fatto con gli altri puzzle, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se questi puzzle vi piacciono con un mi piace, e se vi piace in più l'idea di avere la possibilità di costruirli prima di poterci giocare. Alla fine, se ci pensate, questa scatola la utilizzate 3 volte, perché potete utilizzarla per costruirla e tenerla come scrigno, potete utilizzarla come regalo per metterci all'interno la sorpresa, e potete anche utilizzarla per passare il tempo, insomma, per giocarci e anche per collezionarla, perché sono davvero bellissime. Vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link per poter acquistare le box già costruite o anche quelle da costruire, i puzzle e anche i vari set. Escape Welt vende sia nel loro sito che su Amazon, quindi giù nell'info box trovate entrambi i link. C'è anche il mio codice sconto, che così potete risparmiare un pochino. Io non ci guadagno niente, ma almeno voi riuscite a risparmiare qualcosa. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video.